Ciao ragazze, di nuovo buon martedì. Ecco qua. Scusate l'attesa per quest'altro video, ma ci è voluto un pochino perché per agevolarvi praticamente ho tirato già fuori tutti gli orecchini, così li vediamo mano a mano. Allora, già vi dico che ne manca qualcuno perché non c'è qui. Vabbè, però per il momento diciamo queste sono la maggior parte degli orecchini pendenti che ho rispetto all'altri che vi ho fatto vedere l'altra volta, che sono questi qua. Eccoli qua. Vi ricordate l'altro video, no? Se non l'avete visto, andatela a vedere. Allora, come potete notare, molte monachelle, le monachelle sono questi qui, molte monachelle possono essere, aspettate che avvicino un po', ecco, possono essere utilizzate per vari tipi di orecchino, vedete? Questo è l'orecchino, questa è la monachella. Io posso prendere un altro orecchino, diciamo a caso. Non prendere, se ci c'entra, ecco. E utilizzarla tranquillamente per quest'altro orecchino e via così. Insomma, sono abbastanza duttili come tipologie. Vediamo se riesco a fare la cosa fatta bene mettendolo dritto. Sì, ora vi faccio vedere quali ho. Allora, partiamo con quelli che mi ha regalato la mia dolcissima azzurra, che sono questi. Io li amo questi orecchini. Aspettate che avvicino un po', oh, così è meglio. Sono questi qui e sono bellissimi, cioè io li adoro, sono bellissimi. La monachella è un pochino diversa, è un'altra tipologia di monachella, molto bella anche lei. E guardate come sono fatti, sono meravigliosi. Anche questi molto molto old, belli, bellissimi. Infatti questi sono quelli che utilizzo, se vogliamo, quasi di più. Bellissimi, mi piacciono. Poi simili, diciamo più o meno della stessa epoca forse, abbiamo questi qui con l'opale rosa. Bellissimi anche loro, vedete? Come sfaccettati, anche se sono fatti di pietra naturale, come potete vedere, c'è la macchiettina, eccetera. Io ho anche l'anello, se non sbaglio, di questa tipologia. E si portano, sono molto delicati, si portano benissimo anche in questo periodo primaverile. Vado un po' di corsa perché altrimenti non finiamo più. Quelli che io adoro sono anche loro, che sono quelli con le stelline brunite. Oro 14 carati e diamantino, molto molto belli. Di questo anche l'anello a fascia, vedete la punzonatura, di questo anche l'anello a fascia e i pendenti messi sul bracciale. Vi ricordate quel bracciale con tre pendenti a stella? Eccolo qua. Ah sì, è vero, mi stava dicendo qui segretaria con anche due collane, perché sono due, una presa mi sembra da Francesca e l'altra non mi ricordo, boh, vabbè. Comunque sono due collane uguali, lunghe, ma che faccio anche a bracciale, che hanno sempre queste stelline, bellissimi, bellissimi. Ovviamente lo stesso discorso delle monachelle, quelle lì, vale anche per questo, si toglie, vedete, così, così, ecco qua, si lascia a casa la stellina, si prende, non so, io sto provando adesso, per esempio, questo qui, anch'esso molto carino. E lo si può inserire in questo modo. Questo sta meglio con la monachella classica, sinceramente. Però vabbè, diciamo si può fare in un modo o in un altro. Eccolo là, che adesso io ho la stellina. Sicuramente me la metti, ma che ecco fatto. Segretario, mi aiuta, eh? Bene, abbiamo l'ametista. Abbiamo i pendenti in ametista. Sono favolosi questi, non si può dire altro. Pietre naturali, quando sono pietre naturali sono meravigliose, secondo me. Zirconia cubica intorno, belle, belle, belle. Mi piacciono un casino, belle veramente. Poi abbiamo quelli di mia figlia, che sono questi in calcedonio, giusto? Ecco qui, anch'essi old. Di questi che c'hai anche il pendente, vero? Hai il pendente per collana. Eccolo qui, vedete, guardate, quando erano, cioè prima del 2000, perché mi sembra il 2000-2002 che è uscita la S, Pandora scriveva semplicemente 925 Ale, mentre ora mette S925, S sta per Sterling. E quindi, eccoli qua,
Questi sono vecchissimi, molto belli. Anche la colorazione, devo dire, è una bellissima colorazione. Piacciono tanto. Andiamo avanti. Abbiamo questi che sono in argento, oro 14 carati e spinello verde. Spinello? Sì, spinello questo. Sì, sembra spinello. Di questi ho anche l'anello e il pendente e anche i due charm. So, meravigliosi, meravigliosi, questi si portano benissimo. Poi, sempre old, andiamo, continuiamo a stare sull'old, abbiamo loro. Eccoli qui, bellissimi orecchini anch'essi, acquistati, credo, da una ragazza, se non sbaglio. Molto, molto belli. Ma lo sai che non mi ricordo questi dove l'ho presi? Con la loro monachella che funge nella stessa maniera delle altre tipologie, vedete, questi sembrano un po' chicchi di riso, sembrano un pochino quelle collane di Pandora. Il genere più o meno è quello, però insomma, questi sono più vecchi. E di questi ho anche gli anelli. Mi sa, i pendenti non ce l'ho così, vero? No, gli anelli. Pendenti mettiamo quelli di Pianeconda, che è uguale. Poi abbiamo questi, un pochino più recenti di quelli che vi ho fatto vedere ora. Eccoli qua. Hanno questo tipo di aggancio, cioè si apre qui, ecco, si mette nel foro, poi si richiude, abbastanza stabili, con tutte le zirconi, sì, zirconi cubiche taglio carré nella parte avanti, una briolette spettacolare in azzurro molto molto acceso. Di questi ho anche l'anello. E ho anche il pendente, la collana. Belli, bellissimi. Questi fanno un bel effetto. Molto estivi, piacciono un sacco. Vabbè, queste le abbiamo già viste. Queste qui, in perle d'acqua dolce. E il disegno è classico, il disegno quello tipico di Pandora di un certo, di qualche anno fa, diciamo. Infatti, eccolo qui che si ripropone in questi orecchini sempre della mia segretaria. Sono carinissimi, questi li ho presi da Francesca, però sì. E hanno questo punto luce che però sinceramente non so definirlo bene perché è oro 14 carati e questa dovrebbe essere ametista. Molto molto belli. Vediamo dietro che cosa ci dice. Qui parla dell'argento. Ecco, stesso discorso, non c'è la S perché sono comunque vecchi. Quindi prima di quando è entrato in vigore il discorso dello sterling, e qui abbiamo la parte, come potete vedere, in oro 14 carati, bellissime anche loro, molto luminosi. E di pendenti, poi abbiamo le foglie, ma io non avevo anche in rosso queste foglie, ho soltanto il pendente, cioè il rosso e l'anello. Vabbè, di questo qui diciamo che in argento ho tutta la parure, chiamiamola così, che sono appunto gli orecchini. Ho anche i charm e questi li ho presi da Cristina. Sì, li ho presi da lei. Ecco, vedete che questo ce l'ha la S perché sono più recenti. Eccolo qua. E l'anello e poi anche il pendente. Invece la stessa tipologia in rosa, ho soltanto l'anello e il pendente, non gli orecchini. Ma gli orecchini in rosa ho questi, per esempio. Ecco, questi sono stati gli ultimi acquisti. Molto molto belli, li volevo tanto, non riuscivo mai a trovarli. Alla fine eccoli qua, li ho presi mi sembra sul sito online quando erano in offerta, mi sembra che era quello. Eccoli qui in Pandora Rose e vetro di Murano per quanto riguarda la foglia. Guardate che meraviglia la foglia, sono delicatissimi. Di questo ho anche l'anello. Sono delicatissimi, però spettacolari, bellissimi, ci piace tanto. Poi abbiamo, questi li abbiamo visti. Ah, vabbè, questi qua. Questi qui sono veramente deliziosi, un po' etnici, come potete vedere, però divertentissimi. E li ho usati tantissimo questi. Questi li metti, neanche ti accorgi di averli. E ci dormi anche a volte perché te li dimentichi completamente. Molto molto carini. Questi ancora si trovano. Poi invece sono riuscita a trovare questa meraviglia qui con una bellissima goccia di cristallo.
Vedete, la lavorazione è una delle lavorazioni più recenti, ispirata comunque all'antico, però è recente. L'unica cosa, bisogna stare attenti a non sbattere troppo l'orecchino, perché altrimenti si potrebbe intaccare la goccia. È bellissima il lobo, accorcio leggermente perché forse si vede anche meglio. È bellissimo, questo veramente dà molta molta luce. Non è così pesante come si possa immaginare. Vabbè, qui abbiamo dei Trollbits, ve li faccio vedere al volo. Uno è questo, ma proprio al volo perché ovviamente non è Pandora. Questo è l'altro Trollbits pendente con il fiore del vento, vedete? Spettacolare, bellissimo. La Monachella è simile a quella di Pandora, però un pochino più abbondante. E noi torniamo giù con il pizzo. Allora, gli orecchini in pizzo. Eccoli qua. Questi sono gli orecchini in pizzo. Di questo Pandora ha fatto l'anello, ha fatto pure il choker e non ricordo se fece il bracciale, così non lo ricordo proprio. Comunque gli orecchini indosso, cioè metti questi e basta, perché danno una luce spettacolare con questa brioletta di cristallo in fondo e tutte le zirconie cubiche che diventano come una ramificazione, vedete? Che sale fino a suo lobo. Guardate anche la parte del lobo come è ben costruita. È bellissimo, sì. È molto molto raffinato questo orecchino, mi piace tantissimo. E poi ci sono queste, anche queste sono irrodolite, old. Potresti andare a dire all'altro ufficio per favore di abbassare un po', che si sente un casino. Grazie. Ecco qua, queste irrodolite, quindi pietra naturale, vedete dietro com'è bombata, anch'essa è old, manca anche qui la S come potete vedere, si possono tranquillamente togliere. Di questo Pandora fece anche il pendente, che però non riuscì poi a prenderlo, quindi mi accontentai degli orecchini, anche l'anello forse, molto carini. Ok, bellissimi. Poi, recenti, recenti. Eccoli qua, presi anch'essi con gli sconti, quando ci furono quegli sconti favolosi. Questo sali e scendi, perché questo si tira. Aspettate, vi faccio vedere. Ecco, si tira, come potete vedere, e si creano varie armonie su questo orecchino. Molto, molto carino, mi piace tanto. Sono tre semplici bull, una che sta al lobo e una un po' più grande in fondo e quella piccolina è qua. Molto molto belli indosso. Danno tanta luce perché poi sono tutte lisce lisce, vedete? Quindi insomma, luminosi, luminosi. Poi qui che abbiamo quello fa... Ah, ecco! A Serravalle invece, nella parte appunto dell'oro, vidi questi orecchini, non guardate le monachelle perché le monachelle sono in aggiunta. Vidi questi orecchini che sono delle perle, una diversa dall'altra, le scelsi, una diciamo perle pavone, chiamiamole per chi conosce Trollbits, una sulla tonalità del blu violaceo e una sulla tonalità del rosso amaranto. Sono meravigliose, sono in oro, 14 carati, con il diamante nero. Sono spettacolari. E questo a volte quando indosso la collana pavone di Trollbits li metto perché stanno benissimo, proprio belli belli. Però non ho gli orecchini, in teoria ce li ho quelli a cerchietto, ti ricordi quelli a cerchietto piccolini, dorati? No, dorati, in oro, che avevo preso per mettere al secondo buco. Ecco, in teoria andrebbero qui, però insomma adesso ci ho messo le monachelle, vanno bene uguali. Questi sono gli orecchini della mia segretaria. Sono dei cerchietti, aspetta, ecco, sono dei cerchietti favolosissimi, intrecciati, molto molto carini. Questi si aprono in questo modo, si inseriscono. Poi, non c'è coio. Ecco, eccoli lì. E rimangono così, molto 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 belli. Veramente un bell'intreccio. E questi sono loro. Poi, sempre della mia segretaria, abbiamo i cuori in Pandora Rose, anch'essi molto belli. Questi sono strausati, si vedono comunque che sono usati. Stesso sistema, si apre, si infila e poi si chiude. Sono a cuore, rimangono così, quindi si vede benissimo la definizione del cuore. Belli, veramente belli. Poi che abbiamo
Abbiamo questi che le piacevano tantissimo, molto estivi, con il cuoricino azzurro e la piuma. Di questi Pandora fece anche quel choker con la piumetta e il cinturino in cuoio che ho e anche dei ciondolini con la piuma. Sono molto carini questi generi, molto estivi. Ecco qua ho un altro spettacolo sempre della mia segretaria. Sono loro. Aspetta che avvicino. Ecco, sono loro questo spettacolo. Sono dei cerchietti con tutta zirconia cubica davanti e questi rombi. Delicatissimi, piccolini, delicatissimi che scendono sul fondo, stanno veramente bene, bene, bene. Anche dietro ci sono, c'è la parte appunto della zirconia, bella, bella, bella. Poi abbiamo, aspettate, abbiamo visti tutti. No, il pezzo forte. Oh, Pandora Rose, tanto discusso Pandora Rose, eccolo qui. Di questo ho anche l'anello e anche il charm. Alla fine sono riuscita a trovare anche lui. Per metterlo poi o sulla collana o su un bracciale, attualmente sta su un bracciale e eccolo qui, tutto in Pandora Rose, questo orecchino che scende, tempestato di zirconie cubiche, tutti i fiorellini uno diverso dall'altro, uno con una luce diversa dall'altro, bellissimo, tutti snodati, vengono una meraviglia, eccoli qua. Io direi che mi fermerei anche qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, però volevo finire in bellezza con due orecchini, sempre della mia segretaria. Uno è Essence, questi cerchi meravigliosi di Essence che faceva di tre misure. Questa mi sembra che è la misura media o grande, e qui dentro ci vanno, si apre qui, così ci si infilano i charm. Si possono posizionare come li si vuole, quelli con il silicone all'interno, ed eccoli qua, bellissimi cerchi. Altri cuori giganti, sempre linea Pandora. Questa però non è Essence, no, Pandora Love It, vedete? Molto belli. Questi sono più grandi di quelli rose che vi ho fatto vedere, guardate la differenza, direi proprio di sì, eh. Comunque bellissimi, bellissimi entrambi. Abbiamo fatto vedere tutto? Segretaria, ci sei? Io penso di aver fatto vedere tutto per il momento. Se poi ci sono delle news, vi terremo aggiornati su questo canale. Vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo martedì. Ciao ragazze!